nelle puntate precedenti. Leo Ray dice di avere informazioni sulla guerra della droga che sta devastando Miami. Questa era un'occasione d'oro e l'hai mandata a puttana. Hai la lingua lunga, eh? Siete bravissimi a improvvisare e pessimi a fare le cose con discrezione. Che vuol dire tutto questo? Mio Dio, signori miei, che ritorno! Il nostro Battlefield Hardline, la serie poliziesca più amata su YouTube Italia, non è vero. Signori, riprendiamo, non vieni tu? Non posso spararle, vado io. Sono costretta a saltare le procedure a me stessa. Sì, sappiamo che la tua specialità è picchiare la gente. E allora perché non sembri convinto? Che non capisco. Per trovare i pezzi grossi, i capi e incastrarli, serve molto di più. Ne sei così sicuro? Rischiamo di trovarci in un mare di merda, detective. Bene, io so nuotare. Vabbè, basta con ste frasi fatte, inutili. A parte che lì c'è un'arma, secondo me è un'arma segreta. Tra l'altro, come faccio ad andarci? Serve... Avevo quel... Come che si fa? Così? Ma come faccio ad usarla? Ragazzi, pensavate che vi fossi dimenticato di questa serie incredibile, a dir la verità? Forse ci speravate e invece no. Siamo sempre qui. Posso? Fuori portata. Cosa cazzo stai dicendo? Ma... è stupido? Non si aggancia. Ah no, è vero che bisogna... esatto, perché lui... Ma che bug di merda! Cioè, ragazzi, cominciamo già malissimo questo ritorno, ma davvero. Oh, forse... Taci. Esperto della corda, mi ha dato un trofeo per cosa? Ok, ci proviamo. Niente. Ragazzi, non si aggrappa, io non so cosa farci. Abbiamo inserito una nuova meccanica, il rampino e la teleferica. Venite a provarla. Non funziona. Posto. Basta, fine. Andiamo a fare quello per cui ci paga lo Stato. Il cazzo di poliziotti. Non dobbiamo mica fare i trapezisti. Delle robe che boh. Sfuggirà qualcosa, non lo so, ditemelo voi. Non credo però. Allora, qua dobbiamo cominciare ad indagare. Indaghiamo. C'è una radio. Ci sono prove. Oddio! Ho paura che gli abbiano mangiato le gambe gli alligatori. Ma... è il pelatone! Porca puttana. È quello che aveva... è Leo, è quello che ha picchiato la tipa. Aveva ragione. Non era sicuro. No, l'hanno beccato. È tornato da Nelson. Chiamo la centrale. Merda. Niente, neanche io. Pensarci prima, magari telefono satellitare, no? Qui. E tanto... non penso che scappi. Porca troia, Leo, mi tuffo. Vedi? Essere senza capelli non paga. Non sembrano esserci altri indizi rilevanti su questa scena del crimine. CSI FADMX 84. Ma mi incastro! E poi il fotorealismo del cielo è incredibile. Cioè, dal punto di vista grafico ne abbiamo già parlato. È veramente buono. Anche se sì, ha delle cose che non capisco, tipo quella merda di teleferica. Però il vero... sì, scendiamo. Il vero tocco di classe sono proprio i comandi, il feeling alla Battlefield è inalterato e mi piace un casino. Allora, quindi... no, fai senza questo. Dammi il rampino. Che schifo. Cioè, mi stai dicendo che chi usa queste piattaforme tutte le volte arriva con un rampino? Ma chi cazzo ci crede? Sarà un chilo. Ma c'è della droga! Ma c'è della droga! Chilo di cocaina, ma perché sta succedendo queste cose? Perché succede tutto ciò? Sì, come faccio a scendere senza rampino? Mai, come faccio? Ok, così, va bene, pensavo di farmi male.
Basta questa transizione. Scansiona prima di avvicinarti. Stai calma. Mi dire tu. Siamo soli. Scansiona per trovare gli allarmi. Merda. Un attimo, fammi giocare. Sì, disattivo i pannelli. Ok. Quell'allarme ne farà arrivare altri. Disattivalo. Puoi portare l'acquirente a fare un giro. Ma non ho il... Non ho il... Sì, basta, madonna, ma... Porca troia, quanto è pesante! Ci sono un sacco di persone là dentro. Che facciamo? Quello che non capisco è cosa avrebbe fatto Remy senza la loro offerta. Per me Remy se la sta cavando. Sì. Lui lo devo beccare, però. Allora, io dovrei utilizzare qualcosa col silenziatore. Secondo me quel fucile che avevamo visto su quella piattaforma che non siamo riusciti a prendere per colpa della teleferica bastarda, sicuramente ne sarà provvisto. Purtroppo ma lei è lì in piedi e gli altri... c'è un tipo qua dietro ai barili, come fa a non vederla? Sì, guardalo, è lì, come fa a non vederla? Cos'è sto gioco? Non sento. Oddio. Come posso fare? No. No. Scusami, se io lo tiro lì. Eh? Beh. Ok. Ok. Merda. Ok. Fermo! Resta dove sei! Rilassati, amico! Nessuno sente niente. Ma cosa sta succedendo in questo gioco? Bellissimo, 250 euro. Ottimo. Ottimo. Ma scusami, no, non voglio far casino. Voglio provare a arrestare quello là. Poi dopo buttiamo tutto in cacciara e baffamook. Che cazzo significa? In francese sempre. Guarda come tieni i piedi con le Vans. Bella, livello 7, ottimo. Nuovi oggetti. Cazzo. Nuovi accessori, benissimo, ci servono. Qua scoppia tutto. Qua c'è il laboratorio di Walter White, dei poveri. Bene. Questo qua facciamo così, guarda. Mani in alto. Merda. In alto. Sì, lì! Ma che cazzo? Cosa è successo? Non... Oddio! Oddio, l'immagine! Dietro, spara quel tipo! No! 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 Io non ci credo, ragazzi, non ho parole, giuro. Non ho... Sono arrivati. Cioè, sono arrivati. Non sarebbero qui se avessimo disattivato l'altro. Ragazzi, oddio, cos'è sto gioco? Cos'è? Merda, no. Non è forte questa qui. Scoppia. Non scoppia. Dopo un'ora, va bene, grazie comunque. Ma non devo sparare. Ma no, aveva detto che potevo sparare anche a queste. Ah sì. Droga, soldi oppure armi. Guardiamo in giro, scopriamolo. Keep out. Quindi noi entriamo a urco. C'è l'ufficio, C'è il BlackBerry. Tecnologia all'avanguardia. Quegli affari dovrebbero prendere qua fuori. Il tizio doveva andare a uno stadio per un incontro più tardi. Lo stadio più vicino è a Miami. Già, ma non credo intendesse quello. Bene, andiamo. Che c'è in quella busta? Busta di Manila. Naz sta comprando un sacco di terreni da questa parte. Sì, si compra e costi. Vabbè, via. E se fossimo venuti prima qui? Non cambiamo un cazzo. Adesso troveremo un'altra cosa mezzo inutile. Non lo so.
Mezzo, non per metà, mezzo. Vai al mulino a vento, guardiamo dall'alto. Sì, vado al mulino a vento. Basta teleferica, però nella mia vita, basta. Possiamo affrontare la situazione in vari modi. Sembrano gli avamposti di Far Cry, cioè. Polizia, fermo, ora! Rila. No, non puoi neanche finire di parlare, guarda. E mettono tutti i piedini così, quando... Ah, quando li arresti. Posso sporgermi. Oh, merda. Ascolta, vai a vedere là cosa c'è. No. Polizia, sei in arresto. Ma che cazzo? Spara. Ma che cazzo? No, ma vedi cosa fai? Io schiaccio per fare l'abbattimento. Mi fa il corpo a corpo, va tutto a puttane. Ma va a cagare. Piacerebbe... Qua non c'avete l'allarme, stronzi. Madonna, quello là cosa sta sparando. Sì, ma quello era un headshot, eh. Dovevi essere già caduto. Te non far niente, mi raccomando, China. Porca vacca. Ok, quello lì ha addosso qualcosa che ci serve. Carica, carica la K. Madonna, con la K adesso. Aia, non ti vedo. Ok. I cespugli fermano una K47. Giustissimo, giustissimo. Realistico. Giustissimo, mamma mia. Un attimo. No, ecco perché. Non era il cespuglio, era lui buggato tra questa merda. No, non ci credo, ragazzi. Accesso via terra e abbiamo. Sì, sì, bella pensata. Forza, c'è una torre radio, andiamo a controllare. Dovremmo controllare quell'alligatore, ha qualcosa di strano. Quale alligatore? No, io non ci vado a prenderlo. Comunque è un peccato, raga, che ci siano quei difetti qui, perché cioè, da vedere è molto bello, da giocare è fichissimo, perché comandi rispondono da Dio. Molto fluido. È un peccato. È un peccato. Oddio, le pelli. Strano. Un attimo, madonna, sto telefono è una rottura di cazzo. Cioè, ve lo giuro. Ve lo giuro. Comunque c'è scappato il tipo. Non so se è proprio fuggito. Secondo me è proprio fuggito via. Non l'abbiamo ucciso. Guarda questo com'è morto. Oddio. Il collo. Il collo. Cos'è? È una faccia realistica da Dio su un corpo di un manichino. Niente, non si può interagire. Ehi, hey Tommy, rispondi amico, Ned ti sta cercando. Sono gli uomini di Ned, tieni, parlaci. Ma come fa a essere già dentro, che era dietro di me? Ehi, hey, sì, tutto bene, sono qui. Tu chi cazzo sei? Sono Antonio. Dov'è Tommy? Oh. Sì, sta cagando. Ok, dov'è diretto? Antonio, cazzo, Tommy lo sa dove sta andando. Digli che ci stiamo muovendo. Conversazione noiosa? Sta cagando. Tizio, è l'unica cosa che gli è venuta in mente. Il Miami Aquatic Stadium è chiuso da un po'. L'incontro si terrà lì. Ma che monitor ha, poi? Beh, non lo troveremo qui. Mio Dio, sta cagando, ragazzi. Tutto quello che poteva dirgli... Va bene. Frostbite! Indietro! No! Attenzione! Ma no! Scusa! Scusa, giuro! Non sapevo! Oh sì! Oh sì! Olo! Compensatore, voglio casino! Grigio! Non posso! E non posso! Oddio. Mi ha tirato la cura. Almeno qualcosa l'hai fatto di buono. Mantieni per UMP5. Ma perché il rumore è lo stesso dell'UMP5 della K? Perché? Non è vero. Non può essere vero. Non sparo neanche sugli stessi proiettili. Sblocco tutte le armi. Questa l'avevo già sbloccata. Guarda questo. Vabbè. Quindi Don Amo.
quanto pare da qui ci pensa Stoddard. Col cazzo, siamo arrivati prima noi. Non avevi quella pistola. Te l'ho cambiata. Perché prima non controlli se è chiusa, genio? Mamma mia. Sparano, sparano! Stoddard, stiamo entrando. Manco per il cazzo. Manco per il cazzo. L'ho beccato qui! Ma sta succedendo? Cazzo! Sta morto, gente! Ma voi siete fuori! Ho detto tutto a posto! È sparito! È il nostro caso, Soda! Prendetelo! Prendiamoli! Beccato! Laggiù! Sì, vabbè, ma è infinito il nostro... la madonna! Spamma, spamma! Così. Cazzo! Qua. Questa è una buona posizione. Bello col reflex. Piace. Sì, però ti devi levare dalle palle, zia. Merda. No, non ricaricare. Si spara i cadaveri questa. Bene. Già secco però. Ok. Il trucco è stare sdraiati. La merda. Me la dai. No. Bella pistoletta nuova. Nick, occhio! Dai, via libera. Ok. Elsa non è qui. Avanti. Dai, ho trovato niente. Merda. Siamo al secondo. Oddio. Oddio. Ma mori. Dai, saresti volato via. Faremo irruzione tra poco. Laggiù. Pronti a sfondare la porta principale. Un attimo, siamo noi. Deve essere qui. È tutto pronto, siamo alla porta principale. Bellissimo. Oddio, c'è sul gemello. Sì, ho capito, cosa spara i coriandoli. Respawnano questi qua. Ma quanti, aiuto. Fate fuori questo stronzo. E tua mamma lo spara a caso. Lo vedo. Cazzo. Ah, ma io me la godo, questa. Sinceramente. Vuoi continuare a passarmi davanti? Toh. Madonna, ho fatto esplodere il kit. Ehi, di qua. C'è l'estintore nel fondo. Non serve a nulla. Tutti con le sneaker. Qui. Eh no, ecco, per questo sei un po' precisino, eh. Dai, dai, dove siete? Ma scusa, questo non si rompe? Sì! Mamma mia! Vabbè, è diventato Rainbow Six Siege. Oh mio Dio. Io... credo di aver mai visto una cosa del genere, ragazzi. Se qualcuno... Grazie. Getta a terra la pistola, ora! Ora. Accetto l'accordo. Tu, sto... Pensa che non ci siano bug. Io me ne vado. Metti giù quell'arma. E poi parliamo di Stoddard, dell'accordo e di tutto quello che ti pare. Boh! Ecco l'accordo. Che cazzo hai fatto, Stoddard? Io ho appena salvato la vita, Mendoza. Si stava arrendendo. Lascia stare, Farne. E io dico che eri in pericolo. Certo. Era pericoloso perché stava parlando del tuo accordo. Lascia perdere, manco Nick. Manco per il cazzo. No, no, no. Ancora. Curioso. Che succede, Nick? Nels ha detto qualcosa di interessante. Qui abbiamo finito. Ascolta la tua partner. È una ragazza sveglia. Tieni, prima che arrivi la scientifica. Mi prendi in giro? Dai, sono tutti corrotti. Ottimo lavoro, congratulazioni. Tutti, tutti. Ragazza sveglia.
Ora capisco perché. Cazzo Mendoza, ti vai a mettere contro tutti sti sporcaccioni. Benissimo, accordo, quale accordo?